Di Gaia Piccardi i miei genitori sono campioni come Roger Federer, Massimiliano Pani qual è la foto che hai su WhatsApp? Il musicista del ritratto di Leonardo da Vinci. Massimiliano Pani, 60 anni, figlio d'amore e di peccato tra un grande attore sposato e una grande cantante, classe 63 quando non c'era il divorzio, compositore, arrangiatore, produttore. C'è mai stato un tempo in cui la musica non ha rischiato di diventare una professione? Papà era un attore di prosa di primo piano. In vacanza con lui ho trascorso innumerevoli ore assistendo alle prove dei suoi spettacoli, da Goldoni a Miller, da Shakespeare a Brecht e Ibsen. Dimostra che anche solo vederli nascere ti faceva tremare i polsi per quanto fosse bravo. Ho capito subito che recitare non sarebbe stato il mio lavoro, non mi appassionava. Poi, un giorno, prova PRGYNT, che contiene tanta musica. Sono colpito dalle melodie. Ho 6 anni. Cosa le passa attraverso, esattamente? L'emozione, che può raggiungere anche un bambino senza niente. La musica è entrata nella mia anima e non se ne è più andata. Ho chiesto di studiarlo, i miei genitori mi hanno assecondato a casa, con Mina, ne ascoltava già tanto. La mamma ha cominciato a consigliarmi, non solo cose della mia generazione. Da quel momento ho incontrato enormi ricchezze. Primi amori? Chet Baker, Guccini, il tango di Piazzolla. Alla Basilica, lo studio di registrazione milanese, mi sono messo in un angolo, mi sono fatto piccolo e ho ascoltato, come un apprendista in una bottega rinascimentale. Con Mina siamo saltati da un ramo all'altro, senza confini né limiti. Perché la musica non si divide in generi, si divide in bella o brutta. I primi 45 giri. A 16 anni ho scritto 2 pezzi con un amico, Valentino Alfano, Sensazioni e Il Vento. Abbiamo sperimentato in cantina, come tanti bambini. Vittorio Buffoli, direttore artistico del PDU, ascolta i nostri pezzi, non gli dispiace, li porta a sua madre, da sempre aperta alle collaborazioni con i giovani, vedi Blanco nell'album appena uscito. Entrambi i brani entrano in Attila, un album del 1979. È così che è iniziato. Con Piero Cassano, che in quegli anni si era separato dai Mattia Bazzar. Cassano, Mario Robbiani e Celso Valli sono stati la mia formazione. Piero mi vede seduto in un angolo dello studio, so che vuoi fare l'autore, mi dice, ti do una scatola di cosette da finire. La nostra collaborazione continua ancora oggi. Ovviamente ammetto di aver avuto il vantaggio di imparare dalle persone che hanno lavorato con Mina, questo è il massimo. Come Gianfranco Zola da ragazzo, che ha imparato le punizioni da Maradona a Napoli. Grande scuola. Acquistato il primo 45 giri. 2, ma erano nastri. Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e La Casa del Serpente di Ivano Fossati. Li ho presi con la mia paghetta settimanale. Come nasce una buona canzone? Non si deve spiegare, lo devono capire tutti, dal filosofo all'operaio, uomini e donne, grandi e piccoli. Deve fare leva su sentimenti universali, ti,